Buongiorno a tutti. L'Accade Oggi di oggi ci porta indietro di 176 anni fa, al 29 maggio 1848, quando i volontari toscani bloccarono con successo una manovra di accerchiamento tentata dalle forze austriache a Curtatone e Montanara, nel più ampio contesto che riguardava la prima guerra di indipendenza italiana. Il regno di Sardegna del re Carlo Alberto aveva dichiarato guerra all'impero austriaco per liberare i territori italiani ancora sotto il dominio austriaco, in particolare Lombardo-Veneto e l'esercito dei Savoia, che era appunto supportato da dei volontari provenienti da varie regioni della penisola. Si scontrarono con le truppe austriache, appunto a Curtatone e Montanara, due piccoli centri situati vicino a Mantova. Queste città divennero il teatro della grande battaglia a causa della loro posizione strategica lungo la strada che collega Mantova a Milano, una via cruciale per i movimenti delle truppe austriache. La battaglia durò parecchie ore e, nonostante la resistenza degli italiani, alla fine prevalsero gli austriaci grazie alla loro superiorità numerica. E gli italiani furono costretti a ritirarsi, ma la loro resistenza ritardò l'avanzata austriaca verso Milano, permettendo alle forze piemontesi di prepararsi meglio per gli scontri.